Minusio, giornata svizzera per una delegazione di Biassono con il sindaco Casiraghi e l'assessore aggregato che hanno visitato il borgo dei Grigioni, gemellato dal 2010. Tra buoni vini, musica e natura elvetica, il gruppo di biassonesi ha restituito la visita in terra elvetica. Minusio, cittadina ticinese affacciata sul lago di Verbano, si trova in posizione intermedia nel comprensorio del distretto di Locarno, inserita in un contesto normativo e istituzionale di tipo federale, e proprio questo aspetto, tra gli altri, divenne il motore del percorso comune che condusse al legame che è durato e andato crescendo negli ultimi anni. Esce questa. Adesso si scende. Com'è che li chiamate? Quella qui ti hanno immortalato. Davide, cosa fai? L'offerta enogastronomica di Minusio ha fatto da trait d'union dell'intera giornata, con il sindaco Felice Dafon a fare da piacevole padrone di casa. Dopo la firma dell'accordo, siglato nel maggio 2010 dall'allora primo cittadino biassonese Angelo Piero Malegori, la cerimonia di proclamazione del gemellaggio si svolse in due tempi. Il primo passaggio ebbe luogo l'8 maggio 2010 presso il comune di Minusio, seguito il 29 maggio 2010 da un appuntamento simile a Biassono. Saluto il proprietario di questa villa, l'avvocato Fischer. Saluto il mio collega di Biassono, il sindaco di Biassono Luciano, che sono qua. Ah, ecco, bravo Luciano, al quale unitamente a tutti gli amici e le amiche di Biassono do il benvenuto. Saluto il signor Longa dell'impresa Merlini Ferrari, che ha permesso
questa realizzazione. Invito anche l'avvocato Fischer ad avvicinarsi. Ecco, questo è un momento, dicevo, celebrativo, perché? Perché il comune di Minusio ha sempre privilegiato realizzare quei percorsi monte-lago, proprio perché dobbiamo soprattutto camminare a piedi nel nostro bellissimo territorio, dobbiamo valorizzarlo, e questi percorsi monte-lago sono estremamente importanti per qualificare il nostro comune. Questo nuovo sentiero che avete percorso scendendo, lo dico nuovo perché vi era solamente all'inizio un primo tratto, poi ci si perdeva nel bosco sottostante, è stato realizzato dal municipio di Minusio, voluto dal municipio del Consiglio Comunale di Minusio, e io ringrazio per questa attenzione nei confronti di quest'opera. Ed è un sentiero che dalle Mondacce, dal nucleo delle Mondacce, vi permette di arrivare fino al lago. Siamo in un paesaggio naturalistico, paesaggistico bellissimo, notevole, questo è un microclima eccezionale, e percorrendo il sentiero avete visto un muro, oltre questo muro c'è una proprietà, la Baronata, e invece questa è la Roccabella, quindi le due proprietà che separano, che sono separate dal nostro sentiero. La Roccabella è una proprietà che, oltre all'omonima villa, ha un parco ideato dall'architetto Ghezzi, un parco ricco e lussureggiante, adesso lo vediamo nella fine della stagione, ma è comunque un parco che ha delle piante stupende, è un campo dove vi sono canfore, querce, magnolie, veramente delle tipicità e delle particolarità di alberature eccezionali. La signorile abitazione oggi è disabitata, dalla sua terrazza orientata verso ponente voi vedete una visione sul nostro lago che è stupenda, eccezionale veramente. Un grazie di cuore a tutti, adesso taglieremo il nastro, il fatidico nastro, invito l'avvocato Fischer a tenere il nastro da una parte, il signor Longa dell'impresa Merlini e Ferrari dall'altra parte, e con Luciano Casiraghi, che è sindaco di Biassono, taglieremo questo nastro proprio per un augurio di benvenuto a tutti, e soprattutto tutti possano camminare nel nostro bel comune. Un grazie e una buona passeggiata a tutti. È dalla villa. Allora, siete pronti? Avete acceso le vostre macchine? Tutto funziona bene? Possiamo procedere? Anche guarda, oh. Un applauso!